Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. In primo piano l'emergenza sanitaria. Sono 106 casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo. Salgono ancora i decessi e in controtendenza rispetto ai giorni scorsi anche il numero dei ricoveri. Ascoltiamo Jacopo Forcella. Altri 106 casi che fanno salire il totale a 2.120. Sono questi i numeri di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 106 casi su un totale di 1.101 tamponi, 9,6% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 83 su un totale di 833 tamponi analizzati. 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 54 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.355 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 206 pazienti deceduti. 190 sono i pazienti guariti, di cui 157 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 33 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 19.441 test, di cui 12.858 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 218 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 441 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 869 alla ASL di Pescara e 592 alla ASL di Teramo. Dei 106 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 5 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 48 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 33 alla ASL di Pescara e 20 alla ASL di Teramo. E ora con il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, affrontiamo anche il tema della Pasqua in questo periodo di emergenza. Valentinetti invita i fedeli a non avere paura, il vescovo fa appello anche alla politica affinché, come è accaduto per i padri costituenti, sia capace di rilanciare l'Italia. Paolo Renzetti. Eccellenza, qual è il senso della Pasqua in questo particolare periodo di emergenza sanitaria? Una Pasqua di resurrezione, ma anche una Pasqua di sofferenza per tante persone che non ce l'hanno fatta. Ma la fede cattolica ci dice che il mistero pasquale è un mistero di morte e di risurrezione. Non per niente la Chiesa celebra il mistero pasquale in tre giorni: il Giovedì Santo con la memoria dell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucarestia, il Venerdì Santo con la memoria della crocifissione di Gesù e la morte, e quindi poi la Pasqua, il giorno della risurrezione. Così come per Gesù, la vita di tutta l'umanità in questo momento è segnato da un mistero di sofferenza e da un mistero di morte. Ma noi abbiamo la fede, soprattutto ci affidiamo all'intercessione del Signore, perché realmente alla sua protezione, perché questa risurrezione per noi e per tutta l'umanità venga al più presto. È una grande speranza, è una grande forza che dobbiamo custodire nel cuore. Come spiegare, proprio con la fede cristiana, ai fedeli ma anche a chi non crede, quello che sta accadendo? Ma questa è la domanda che di solito accade quando ci sono eventi particolarmente calamitosi. Un terremoto, una tempesta potente che fa magari tantissimi morti e quant'altro. E la domanda è sempre la stessa: ma dov'è Dio in queste situazioni? Era la domanda che si fecero tantissimi durante l'Olocausto, quando ben 6 milioni di ebrei furono ammazzati. Dov'era Dio? La risposta è sempre la stessa: se Dio si è fatto uomo, si è fatto carne e si è incarnato dentro una storia anche di sofferenza, una storia direi di morte, Dio è ancora una volta presente nelle persone che soffrono. Dio è lì, Dio è dentro questo mistero per sconfiggere il male. Un'altra storia, eccellenza, introduce anche il problema del lavoro, perché in tanti hanno perso il lavoro, stanno perdendo il lavoro, rischiano un domani molto prossimo di non avere più un'occupazione. E questo è il vero dramma che potrebbe riservarci questa emergenza sanitaria. La ripresa non sarà facile, sarà molto dura,
perché la crisi economica che sta attanagliando l'Italia, l'Europa e anche il mondo intero è veramente una crisi molto forte. Quella del 2008 sinceramente è quasi nulla in confronto a quello che stiamo affrontando. Ma io sono fiducioso, il popolo italiano è un popolo dalle mille risorse, è capace di risorgere dalle disavventure più assurde. Siamo stati capaci di risorgere dopo il secondo conflitto mondiale, è vero, avevamo uomini e donne di altissimo spessore politico, religioso, anche filosofico, che hanno saputo prendere in mano l'Italia e l'hanno rilanciata dentro la storia dell'Europa e dentro la storia del mondo. Ecco, io credo che dobbiamo avere questa attenzione, ma sono sicuro che il popolo italiano ce la farà. Ce la farà come ce la farà il popolo abruzzese, come ce la farà il popolo pescarese, pennese, perché faccio riferimento alla mia diocesi, ma dobbiamo dare speranza, dobbiamo dare certezze, dobbiamo dare capacità di saper stare insieme, perché più questa unità si cementerà, più non baderemo ai nostri singoli interessi egoistici e più penseremo al bene comune, più riusciremo a risollevarci da questo momento difficile. Qual è l'augurio che il vescovo della diocesi di Pescara Penne fa a tutta la cittadinanza di Pescara, a tutti gli aderenti alla diocesi, ai cittadini di Penne, a tutti gli abruzzesi? Ma alla zona di Penne è un augurio particolare perché è zona rossa e sicuramente spero che la risurrezione sia che al più presto siano liberati da questo segno così difficile che impedisce loro tantissimi movimenti che magari altri possono fare. E l'augurio migliore è buona e santa Pasqua a tutti, nella gioia e nella speranza. Non abbiate paura, non abbiate timore, è la parola di Gesù ai discepoli, è la parola di Gesù alle donne che l'hanno visto per prime nel giorno della risurrezione. Non abbiate paura, non abbiate l'angoscia, non abbiate il timore, perché la paura, l'angoscia e il timore vengono dal maligno, mentre invece noi dobbiamo essere pronti a sperare di nuovo, a credere di nuovo, a risorgere di nuovo con il Signore. Auguri. Dalla teologia alla scienza torniamo a occuparci di sanità, una nuova tecnica per affrontare il coronavirus. Si tratta dell'ozonoterapia, da oggi eseguita all'ospedale di Atri, uno dei Covid hospital d'Abruzzo. Un'avanguardia questa in ambito sanitario che potrebbe rappresentare la svolta nel trattamento dei pazienti positivi. E per noi oggi è il primo paziente che trattiamo. Speriamo la prossima settimana, da martedì in poi, di poterne trattare molti di più. Potremmo fare un primo bilancio sicuramente dopo 7-10 giorni. L'ozonoterapia da oggi è utilizzata al Covid Hospital di Atri. Si tratta di una terapia sperimentale, non invasiva perché consiste nell'iniezione di solo ossigeno, che oltre ad avere proprietà antinfiammatorie è anche un antivirale. Ed è per questo che da oggi anche in Abruzzo è impiegato nella lotta al coronavirus. Si tratta fondamentalmente di un arricchimento di ossigeno del sangue, cioè noi abbiamo iniziato questa nuova terapia oggi su autorizzazione del Comitato Etico Regionale, dopo aver sentito altre esperienze in Italia, poche veramente, che si basano su un razionale scientifico, diciamo così, per quanto possa funzionare l'ozonoterapia sulla infezione da coronavirus. Diciamo che l'ozono può essere efficace sia direttamente, quindi distruggendo la parete del virus presente nel torrente circolatorio, sia diciamo, producendo dei metaboliti intracellulari, insomma, che impediscono la replicazione del virus intracellulare. E ovviamente trattasi anche, per quanto riguarda questa cosa, anche l'ozono, trattasi di una terapia sperimentale. Questa tecnica è già utilizzata nel nord Italia con risultati eclatanti. Quello di Atri è il primo ospedale in Abruzzo ad eseguire questa terapia, il secondo del centro sud. E l'equipe del San Salvatore si avvale della consulenza di un neurochirurgo pioniere in Italia di questa terapia. Che ad Udine sono stati trattati 36 pazienti con degli ottimi risultati, perché su 36 pazienti uno solo è stato poi sottoposto a intubazione. Quindi si
sicuramente l'effetto antinfiammatorio c'è stato. Certo, per poter dire che l'ozonoterapia possa avere, possa essere significativa come terapia contro il Covid-19, ci vorranno dei numeri ben più alti, ben più elevati, però insomma, se mai si inizia, mai si faranno. E a proposito di coronavirus, casi di contagio si sono verificati tra 16 pazienti e 6 operatori sanitari della geriatria dell'ospedale di Ortona. La positività è stata individuata grazie ai tamponi, ai test che la ASL Lanciano Vasto Chieti sta facendo eseguire sul personale e sui ricoverati all'interno delle proprie strutture preventivamente, anche in assenza di sintomi. I pazienti al momento non saranno trasferiti, in quanto il reparto, sito al quinto piano, è stato completamente isolato e messo in sicurezza i degenti, i quali peraltro non mostrano i segni di contagio da coronavirus e sono tutti in buone condizioni. Per questa ragione la direzione sanitaria aziendale ha ritenuto essere la migliore soluzione al momento non disporre il trasferimento dei ricoverati in altre strutture, salvo nel caso intervengano diverse esigenze di assistenza a più alta intensità. I malati hanno iniziato già la terapia farmacologica somministrata a tutti i pazienti affetti da coronavirus, così come il personale seguirà i protocolli previsti, compresa la dotazione di dispositivi di protezione destinati ai reparti Covid, qual è in questo momento la geriatria di Ortona. Per precauzione sono stati sospesi i ricoveri nel pronto soccorso. E in vista delle festività pasquali sulla città di Pescara, controlli a tappeto anche con l'ausilio dei droni, quei robot volanti tramite cui si può monitorare le uscite di casa senza valide giustificazioni. Sono mezzi che hanno una grande tecnologia e quindi delle grandissime capacità di controllo del territorio. Ovviamente qui nella zona di Pescara dobbiamo rispettare le normative ENAC perché ci troviamo in una zona rossa aeroportuale, diciamo che comunque riusciamo a controllare una zona da qui, da Piazza Primo Maggio fino ad arrivare praticamente al porto di Pescara e fino ad arrivare dall'altra parte quasi a confine con Montesilvano un po' prima. Com'è nata questa iniziativa? La nostra associazione è un'associazione culturale internazionale e nell'ambito di questa associazione abbiamo introdotto la didattica STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, e da qui è nato tutto il discorso praticamente di servizio dei droni per la comunità. Servizio che andrà avanti anche nei prossimi giorni? Noi siamo a disposizione in questo periodo di emergenza del coronavirus, a disposizione delle forze di polizia del comune di Pescara e del sindaco per dare il nostro supporto come associazione. Maggiore, state facendo questi controlli per mezzo dei droni qui sulla riviera di Pescara, uno strumento ulteriore per il controllo del territorio proprio in questo periodo di emergenza? Certamente, ci permette di controllare in più grande gettata anche la presenza di persone per le quali poi andiamo ad accertare la motivazione dello spostamento e se questo spostamento è consentito dalla normativa attualmente in vigore. Siete riusciti questa mattina ad intercettare tramite il drone qualche persona che non poteva transitare nella zona della riviera? Allora, abbiamo individuato un soggetto che aveva con sé un cane e poi è stata mandata la segnalazione ai motociclisti che hanno raggiunto il soggetto, lo hanno generalizzato, hanno chiesto la motivazione dello spostamento e non era certamente plausibile con quello che è l'ordinanza sindacale vigente attualmente e pertanto il soggetto è stato sanzionato. Questo è uno strumento per voi molto utile perché vi permette, anche stando fermi in una particolare zona, di poter arrivare a diversi chilometri di distanza. Certamente permette anche una gestione migliore e più razionale delle risorse umane anche in un territorio vasto come la città di Pescara. E andiamo ora a Teramo, dove l'amministrazione comunale traccia un bilancio sull'emergenza Covid in città. Superati 100 casi positivi, erogati 474 buoni pasto, effettuati 1500 interventi attraverso il COC ed è stata anche attivata un'app per generare un dialogo tra l'amministrazione e la cittadinanza. Tania Bonici Castelli.
L'attività del COC del Comune di Teramo rende orgoglioso questo territorio. Sono le parole commosse del vice sindaco Giovanni Cavallari, che snocciola dati eccezionali dopo un mese di attività del centro operativo comunale a sostegno dei cittadini di Teramo. 2.500 richieste di aiuto, 1.500 interventi, 14.000 km percorsi, 490 volontari che si sono alternati 30 al giorno a rotazione, 400 ore di lavoro ininterrotto. Sì, non solo per l'efficienza, per l'efficacia, perché una delle prime cose che ho detto quando abbiamo istituito il COC: non dobbiamo dimenticare nessuno, non dobbiamo partire veramente dagli ultimi, e questo è il dato che fino ad oggi prevale all'interno del nostro COC. Abbiamo fatto una mole di lavoro incredibile, una disponibilità di volontari incredibile, quasi emozionante. 8 associazioni che si sono messe a disposizione senza mai chiedere nulla, solamente per il bene della città, per evitare la propagazione del virus, quindi assumendo su di loro anche responsabilità e non solo dei pericoli che in qualche modo servivano a toglierli alle persone più bisognose. C'è poi una novità, la creazione di un'app Comunica Teramo, che servirà a fornire importanti comunicazioni di servizio ai cittadini. Intanto il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, fa un bilancio dei contagi in città: superati 100 casi positivi, 87 domiciliati, 12 ricoverati, 7 deceduti. Il vero focolaio in città, secondo D'Alberto, è l'ospedale Mazzini. Sicuramente è stato le vicende che lo hanno riguardato e i casi positivi che sono venuti fuori, insomma, all'interno del presidio, hanno determinato l'incremento dei numeri non solo su Teramo città, ma soprattutto su Teramo città, sia per quanto riguarda i medici, infermieri, il personale sanitario tutto, ma anche i pazienti e i parenti di medici e sanitari e pazienti. Quindi questo è stato l'elemento che ha portato all'incremento, ma lo vediamo quotidianamente dalle comunicazioni che arrivano dall'ASL, dalla Regione, non sempre coordinate, ma su cui stiamo lavorando appunto per arrivare a dei dati sempre certi, che possano essere certi, completi, tempestivi. Parlano di questo, ci raccontano questa storia. Noi continuiamo a chiedere che, seppur tardiva, possa esserci un'azione coordinata e adeguata ad affrontare l'emergenza, quindi protezione per i medici e il personale sanitario, e quindi anche per infermieri e quindi anche per i pazienti. Chiediamo protocolli sanitari sempre più stringenti e sempre più adeguati all'emergenza, e ovviamente che si completi questa azione di tamponi a tutto il personale sanitario, tamponi appunto a chiunque acceda all'interno delle strutture, che ci sia anche tempestività tra l'effettuazione del tampone e poi l'esito del riscontro. È un gioco di squadra quello che l'amministrazione comunale di Teramo vuole mettere in campo per assistere al meglio la cittadinanza, anche attraverso la distribuzione dei buoni pasto. Arrivate 600 domande, 474 già erogate, per un valore di 123.000 euro. Ho notato che sostanzialmente i nuclei maggiormente richiedenti sono quelli formati da più persone con figli a carico. Come ho già avuto modo di sottolineare, sono delle famiglie molto giovani, ragazzi e ragazze giovani che hanno bambini piccoli, e che quindi in questo momento, probabilmente proprio per il tipo di contratto che avevano, hanno visto interrompere la propria attività lavorativa. Il Partito Democratico Abruzzese critica aspramente la legge Cura Abruzzo voluta dalla maggioranza di centrodestra. Troppe lacune, secondo i Dem, che lamentano ad esempio la mancanza di misure per le zone rosse e per i tirocinanti della giustizia. Il PD critica anche la mancanza di ascolto delle proposte arrivate dall'opposizione. Il punto nel servizio di Alfredo Primante. Una legge debole, non concordata con le parti sociali, che rallenta l'utilizzo delle risorse e non affronta il tema dello snellimento della burocrazia. Questa è in sintesi la valutazione che la segreteria del Partito Democratico d'Abruzzo, assieme ai consiglieri regionali, ha fatto della legge Cura Abruzzo varata dal Consiglio regionale. Questa mattina, in una videoconferenza, il PD ha esposto le sue ragioni e anche le sue proposte. Noi siamo una regione in cui il Presidente, la maggioranza, ha deciso di non interloquire con le minoranze, a differenza di quello che fanno altre regioni, penso al Lazio, penso all'Emilia-Romagna, che incontrano i capigruppo di opposizione almeno due volte a settimana, e a differenza di quello che le stesse minoranze chiedono e persino ottengono a livello nazionale.
Allo stesso modo non c'è un'interlocuzione con le parti sociali, non c'è un'interlocuzione seria, costante con gli amministratori. Voi direte, beh, per essere più rapidi, perché discutere fa perdere tempo. No, vi abbiamo dimostrato con l'illustrazione di molte problematiche che in Abruzzo siamo stati e siamo più lenti e anche distratti. Adesso si capisce come in tempi di emergenza avere un presidente straniero può essere un serio problema, e lo stiamo purtroppo pagando. Mancanza di governance nella sanità, lo ha detto Silvio, non lo ripeto, lentezza nelle decisioni, fanno in momenti di pace è un problema, in momenti difficili di guerra come questi diventano un dramma. Dopo lo stop forzato, l'azienda di alta moda Brioni, che può contare 3 stabilimenti in area Vestina, dalla prossima settimana inizierà la produzione di mascherine. Questo sarà possibile grazie alla nascita di una squadra denominata Team Filo Rosso. Soddisfatti i sindacati, che fanno il punto anche sull'azienda. Stefano Recanati. Si chiama Team Filo Rosso e consentirà la produzione di mascherine all'interno degli stabilimenti Brioni dell'area Vestina. Infatti l'azienda di alta moda, dopo lo stop previsto dal DPCM, è riuscita velocemente ad organizzare una produzione interna di mascherine per creare un filo rosso di solidarietà, da qui il nome Team Filo Rosso, che verrà esteso anche a chi ne ha più bisogno. Le mascherine verranno prodotte all'interno dello stabilimento di Montebello di Bertona, dove l'azienda ha allestito una linea di macchine da cucito per ospitare chi vorrà far parte del team. L'azienda ha già di fatto formalizzato tutte le richieste alla luce delle norme in circolazione adesso, mentre la produzione prenderà il via non appena verrà consegnato il materiale, con molta probabilità la prossima settimana. Il lavoro, assicura Brioni, rispetterà rigorose norme di sicurezza e di igiene. Dopo la Fater, un'altra grande azienda del nostro territorio, la Brioni, risponde a un'esigenza nella produzione di questo DP. Siamo convinti che l'azienda riuscirà in questo intento e siamo anche soddisfatti di questa scelta, perché è una risposta concreta alle esigenze di questo territorio, specialmente dell'area Vestina, perché è un territorio martoriato da questo virus. Dal 12 marzo i dipendenti dei 3 stabilimenti vestini di Roma Style, di Penne, Montebello e Civitella Casanova sono in cassa integrazione e, secondo il DPCM firmato ieri sera 10 aprile dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, lo saranno fino al 3 di maggio. In questo periodo i lavoratori avranno su base volontaria la possibilità di utilizzare ferie, permessi, roll e ex festività per posticipare l'inizio della cassa integrazione. Inoltre avranno la possibilità di monetizzare 27 ore di ex festività con il cedolino paga di giugno o di settembre. E a poche ore dalla festività di Pasqua, soprattutto in un momento così complicato, si moltiplicano le iniziative di solidarietà, come ad esempio quella dell'azienda Time Rivestimenti, che ha donato alla Protezione Civile di Pescara dei pacchi di beni alimentari assortiti con le colombe da donare alle famiglie che ne hanno bisogno. Un segnale per rappresentare l'importanza della Pasqua e dei valori che essa porta con sé, un pensiero per chi ha più bisogno, ora più che mai, anche per dare una scintilla al valore della solidarietà, con l'auspicio che ognuno possa fare qualcosa secondo le proprie possibilità. Il dottore Dante Orlando è stato uno dei primi medici a contrarre il Covid-19 nell'ospedale San Massimo di Penne. Dopo lo stop forzato, il responsabile del reparto di medicina è tornato ora in corsia per dare il proprio contributo. Ascoltiamo. È tornato in trincea il dottor Dante Orlando, responsabile del reparto di medicina del Covid Hospital San Massimo di Penne e uno dei primi ad aver contratto il nuovo coronavirus insieme al suo collega e sindaco di Penne Mario Semproni. Le dirò che io mi ritengo non sfortunato, ma molto fortunato ad aver contratto la Covid con sintomi particolarmente lievi. Praticamente io non ho avuto, ho avuto poco più che un'influenza. Questo poi chiaramente ha comportato la mia assenza dal lavoro proprio nel periodo più critico, e questo è stato forse la cosa che mi ha creato più problemi. Il
dottor Orlando si è soffermato sui tanti sforzi che sono stati fatti soprattutto dai suoi colleghi nel periodo di sua assenza per riconvertire l'organizzazione di un reparto che fino ad inizio anno non pensava mai di poter essere investito da questo virus silenzioso. Guardi, questo è sicuramente vero. Ospedali come quello, in particolare il reparto come quello di medicina dell'ospedale di Penne, a differenza di quelli di un grande ospedale con molte specializzazioni e sottospecializzazioni, più abituato all'elasticità perché vede molte più cose, non può selezionare i pazienti, quindi noi siamo sempre stati abituati a trattare tutto, anche i pazienti infettivi ed infetti. Il problema più grosso secondo me è stato quello dell'implementazione delle tecniche e della capacità di utilizzare dispositivi di protezione individuale e le tecniche di sanificazione ambientale eccetera. E quello chiaramente, su quello chiaramente eravamo tutti abbastanza impreparati. Quando sono rientrato al lavoro ho trovato una situazione perfettamente funzionante, perfettamente lubrificata, se possiamo usare questo termine, in cui gli operatori, diciamo che si vedeva che lavoravano in maniera coordinata ed organizzata. E siamo in piena guerra, non c'è nessuna tregua al riguardo. Forse stiamo migliorando in qualche parametro, in qualcosa eccetera, ma siamo ben lontani dal vedere la vittoria definitiva. Alla fine la vittoria definitiva la deciderà la natura più che l'uomo. L'uomo modifica qualcosa, ma non certo la natura. Infine, un plauso il dottor Orlando, senza tralasciare gli infermieri, lo ha voluto rivolgere agli operatori sociosanitari, poco citati in questi giorni difficili, che stanno svolgendo un lavoro ed uno sforzo encomiabile sotto tutti i punti di vista. È una categoria che veramente in questo periodo sta dando un contributo enorme, direi oltre che al funzionamento tecnico di tutta la struttura, anche alla capacità umana di sopravvivere dei pazienti che spesso sono in condizioni psichiche estremamente, estremamente provate, insomma, estremamente devastanti in alcuni casi. Parliamo anche di sport. Nel TG6 di oggi il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, è intervenuto in diretta per parlare della complicata situazione che investe anche il mondo del calcio. Il massimo dirigente biancazzurro ha spiegato che l'intenzione di ripartire c'è, ma solamente se ci saranno le condizioni di sicurezza che allo stato attuale potrebbero non essere appannaggio di tutte le società. Ascoltiamolo. Ma sì, sicuramente ci sono tanti dubbi, ma tanti dubbi sono solamente sul fatto sanitario, perché è evidente che la prima cosa è la sicurezza per tutti e anche per i lavoratori, come in questo caso i lavoratori del calcio. Quindi nel momento in cui qualcuno ci dirà che possiamo ricominciare con le dovute precauzioni, sicuramente a porte chiuse e tutto quello che si dovrà fare per mettere in sicurezza quelli che lavoreranno, se ci sarà la possibilità noi abbiamo intenzione di riniziare, non fosse altro perché questo è uno sport che va anche molto sul sociale, ci sono comunque degli aspetti economici da salvaguardare, quindi se è possibile, ripeto, sempre al primo posto l'aspetto sanitario, se sarà possibile ricominceremo. La federazione ha istituito un comitato medico scientifico per studiare appunto questa cosa. Quindi loro ci dovranno dare le direttive e chiaramente bisognerà capire anche chi potrà seguire queste direttive e chi no, perché non siamo tutti club attrezzati per poter tenere 40 persone tra giocatori e staff chiusi in una struttura, isolati, fare tutto quello che bisognerà fare, quindi bisognerà capire anche come e soprattutto quale sarà la ricaduta economica anche di questo, quindi aspettiamo che ci dicano qualcosa di
di più importante, di più preciso, e poi ognuno prenderà le sue decisioni. E bisognerà capire quello che chiedono e bisognerà capire se sarà possibile farlo, perché ripeto, guardare solo alcuni club che hanno a disposizione impianti importanti che consentono di stare tutti insieme nello stesso posto e avere poche possibilità di avere rapporti con l'esterno, ce ne sono in Italia, forse se andiamo a guardare tutti, forse tra tutte le categorie professionistiche ce ne saranno 15 in tutto, e le altre che faranno? Quindi bisogna ragionare di sistema e bisogna capire che non si può chiedere la luna in un momento come questo a società che in questo momento stanno soffrendo per altro, quindi bisognerà capire quello che ci chiederanno, se sarà possibile noi faremo di tutto, perché come ho detto prima all'inizio la priorità è l'aspetto della sicurezza, della sanità e soprattutto vedere che c'è tanta gente che ogni giorno fa il proprio lavoro, perché vedete, io non sono uno di quelli che dice abbiamo i medici eroi, no, i medici stanno facendo il proprio lavoro e lo stanno facendo benissimo e quindi vanno ringraziati, ma è il loro lavoro, e quindi vedere tutta questa gente che si impegna giornalmente, gente che ha rimesso la propria vita per salvare gli altri, e noi stiamo pensando a come dobbiamo allenarci, e io credo che sia l'ultimo problema questo. Se ci saranno le condizioni noi saremo pronti, se non ci saranno le condizioni faremo le nostre scelte. Se malauguratamente non si dovesse riprendere la stagione, cosa accadrà? Verrebbero cristallizzate le classifiche, ma poi per le promozioni e per le retrocessioni cosa accadrebbe, visto che è una cosa che non è mai successa dal dopoguerra ad oggi? Ma io questo non lo so, perché non sono sicuramente io deputato a prendere queste decisioni, però credo che questa situazione di emergenza, questa situazione di forza maggiore che si è creata, è come se ci fosse una guerra oggi, non l'ha voluta nessuno e non l'ha creata nessuno, quindi anche coloro i quali dicono di fare causa, non so a chi faranno causa, forse al coronavirus, ma sinceramente mi viene un po' da sorridere, perché io non credo ci sia una sola squadra che 2 mesi fa avrebbe voluto fermarsi o avrebbe voluto assistere a una situazione del genere o contare i morti, quindi in queste situazioni bisogna lavorare di sistema, sicuramente qualcuno può rimanere scontento, qualcuno magari sarà più contento, però in una situazione del genere credo che non ci siano né vinti né vincitori, però ripeto, la nostra idea è quella di continuare in maniera tale da non lasciare strascichi di nessun tipo, se non dovesse succedere ci saranno quelli preposti a prendere queste decisioni, e credo che responsabilmente, anche se vogliamo dare veramente un'immagine diversa del calcio e non solamente dei fatti nostri, credo che ognuno dovrebbe essere poi responsabile nel proprio orticello, diciamo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha mandato questa sera un videomessaggio al popolo italiano per fare anche lui gli auguri di Pasqua in questo difficilissimo periodo. Allora ascoltiamo direttamente le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci apprestiamo a vivere domani il giorno di Pasqua. È la ricorrenza di maggior significato per la cristianità, è una festa tradizionale importante per tutti. Quest'anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l'epidemia, tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte, il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo, anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me. Ma in questi giorni intravediamo tuttavia
anche la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Vorrei dire, evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi. Non appena possibile, sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno stabilite, si potrà avviare una graduale e progressiva ripresa con l'obiettivo finale di una ritrovata normalità. Fino a quel momento è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento. Stiamo per vincere la lotta contro il virus, o quantomeno quella per ridurne al massimo la pericolosità, in attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto. Coltiviamo speranza e fiducia. Nella condivisione che tutti avvertiamo in questo periodo per la nostra sorte comune, desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza, con l'augurio di una Pasqua per quanto possibile serena. E questa era l'ultima notizia per il TG di oggi. Tutti quanti i servizi li potrete recuperare online sul sito tv6.it oppure sul nostro canale YouTube. Ora, i due giorni che vivremo domani e dopodomani saranno dei giorni di festa molto difficili, perché molti di noi saranno costretti a passarli lontani dai propri cari. Ad ogni modo, questo è un piccolo sacrificio ma necessario per tutelare le fasce più a rischio della nostra popolazione. Abbiamo appena ascoltato il Presidente della Repubblica. La lotta contro il virus, ci stiamo apprestando a vincerla, allora tutti insieme facciamo quest'ultimo piccolo sforzo. Ad ogni modo un augurio di buone e serene feste da tutta la redazione di TV6. Buon proseguimento.